Buongiorno e benvenuti in questa rubrica. Io sono Angelica e vi accompagnerò in questo percorso alla scoperta dei fiori e delle piante ogni giorno. Quindi venite con me perché oggi parleremo delle piante acidofile e scopriremo questo mondo meraviglioso. La prima pianta di cui vi parlerò è proprio la camelia. È una pianta che si affaccia all'inizio della primavera e dà questo annuncio che la primavera sta arrivando. Lei è una pianta acidofila e quindi ha bisogno dei terreni specifici e dei concimi specifici per piante acidofile. La sua struttura è piuttosto legnosa, però è molto resistente. È una di quelle piante che ha bisogno di mezz'ombra e di poco sole, quindi va bagnata in maniera frequente, ma senza esagerare con l'acqua. La sua simbologia è praticamente la pianta della vittoria e dell'eterno amore, quindi è una pianta che va regalata con grande auspicio. E, per quanto riguarda la sua fioritura, i fiori sono praticamente nei colori del bianco, del rosso e del rosa. Si contano circa 250 specie ed è la sua provenienza è praticamente dei paesi orientali, quindi proviene dalla Cina e dal Giappone. È una pianta robusta, è una pianta che può stare all'esterno e che naturalmente mette tanta gioia per questi fiori meravigliosi. Quali sono i prodotti da usare per un travaso e per la loro concimazione? Essendo un pH acido, il travaso va fatto con un terreno specifico per piante acide e anche il concime naturalmente va usato per piante acidofile. Naturalmente dobbiamo tenere presente che i travasi vanno fatti con una dimensione del diametro precedente che superi di 10-15 cm il vaso successivo. Ora, vi dimostrerò come fare. Inseriamo un primo strato di terra nel vaso. Ora praticamente diamo un piccolo colpetto sul vaso e sfiliamo il vaso esistente senza toccare assolutamente il panno radicale. Poggiamo sullo strato di terreno la pianta e quindi andiamo a rinfoltire il terreno che manca. Premendo leggermente nei lati, inseriamo il terreno fino a completa copertura della zolla. A questo punto possiamo bagnare la nostra pianta e inumidire il terreno nuovo. A questo punto possiamo bagnare la nostra pianta, accertandoci che l'acqua venga assorbita, e procedere con la concimazione settimanale di 2 volte a settimana con un prodotto specifico per questa pianta, cioè un prodotto acido. Grazie e buona giornata.